Ad Arezzo, alla fine degli anni 70, due amici, Daniele Conti e Luciano Secciani, entrambi appassionati di elettronica, hanno iniziato la storia di Seco. Certo, a quel tempo non sapevano che il loro hobby li avrebbe portati così lontano. Hanno forse cominciato a immaginarselo una decina di anni dopo, quando alla manifestazione SMAU un loro PC tutto italiano è stato nominato per il premio Best Design tra i prodotti più innovativi. Da qui Seco ha imboccato una strada sempre piena di successi, crescendo nel mercato dell'alta tecnologia, sviluppando o producendo soluzioni per il medicale, l'automazione, l'aerospace, la difesa, il vending, il wellness e ultimamente spaziando anche nell'intelligenza artificiale, nell'IoT e nell'orchestrazione dei dati. Il nostro invitato di oggi è Massimo Mauri, che nel 2018 è entrato a far parte del consiglio di amministrazione del gruppo Seco e ha assunto un ruolo strategico per l'azienda, portandola anche a quotarsi in borsa. Buongiorno Massimo, ben arrivato. Grazie Antonella, buongiorno a te. Direi che le parole che vengono subito in mente associate a Seco sono innovazione, tecnologia e sicuramente anche affidabilità e sicurezza. Che cosa ci puoi dire a proposito? Sì, noi lavoriamo tantissimo in questi campi e in questi settori di applicazione. Mi piace raccontare oggi di un prodotto molto innovativo che abbiamo preparato insieme ad Intel e lanciato recentissimamente un prodotto sulla funzionalità sicura, ecco, dell'oggetto, quindi su un modello di innovazione portata all'interno della fabbrica per permettere agli operatori della fabbrica di essere dei robot sostanzialmente. Quindi si va verso una digitalizzazione sempre più spinta delle fabbriche, quello che tutti disegnano come Industry 4.0, e proprio per questo tutte le macchine che sono poi all'interno della fabbrica dovranno essere dotati di quello che si chiama functional safety, ovvero questa capacità di riconoscere gli oggetti e in qualche modo, in caso di pericolo, bloccarsi dall'attività che il robot o la macchina sta compiendo in quel momento. Penso sia un modello di innovazione molto importante per le fabbriche, diciamo, dei prossimi 5-10 anni e da questo punto di vista con orgoglio che dico che Seco è stata veramente la prima azienda a livello mondiale ad aver acceso in maniera funzionante un'applicazione di questo nuovo processore chipset fatto da Intel. Quindi siamo molto molto soddisfatti. Bene, interessante. E qual è invece la tecnologia che è più apprezzata dai clienti in questo momento? Ma oggi i nostri clienti sono molto interessati all'analisi dei dati. Quando tu digitalizzi un prodotto, hai come, diciamo, come contropartita quello che il prodotto ha più funzioni, quindi riesci a dotarlo di più funzionalità, ma nello stesso tempo questo prodotto inizierà a generare dei dati. Bene, da questa convinzione che un po' tutti i nostri clienti stanno guardando con sempre più interesse ai dati generati sul campo, quindi ai dati raccolti ed elaborati in locale. È molto importante da questo punto di vista un prodotto che abbiamo lanciato a marzo di quest'anno che si chiama CLIA, è una piattaforma software di IoT e di intelligenza artificiale. Cosa fa CLIA? CLIA sostanzialmente raccoglie i dati elaborati sull'edge, quindi in locale, li trasporta all'interno del cloud. Con un modello di data orchestration li rende fruibili, quindi li organizza in maniera strutturata e poi li analizza in real time grazie ad algoritmi specifici di intelligenza artificiale. Perché dico specifici? Perché sono algoritmi disegnati su quelle che sono i verticali e quindi i KPI che il cliente ha bisogno di monitorare. Ovviamente è molto diverso monitorare un KPI che so io nell'ambito del caffè, quindi su una macchina del caffè, piuttosto che in un ambito su un ventilatore polmonare, quindi in ambito medicale. Sono KPI completamente differenti ed ecco là che la terza
Il terzo strato, se diciamo, di software della piattaforma CLIA è uno strato custom, ovvero che customizziamo su misura, personalizziamo rispetto a quelle che sono le esigenze dei nostri clienti. Oggi stiamo vedendo tantissima domanda da questo punto di vista. Bene, interessante e soprattutto molto intrigante. Grazie Massimo, vi invito a seguire anche le prossime interviste di Automazione Oggi. Arrivederci. Grazie a te, ciao Antonella, grazie.